Sono Micelli dell'Università di Venezia e il presidente della CNA di Castelfranco. I giovani presenti e docenti dell'Istituto Galilei che ci hanno invitato e il professor Micelli, che insieme a noi di CNA Castellana ritroviamo a presentare il saggio Fortuna. Un tema particolare, non tanto il lavoro complesso. Provo a non parlare dell'Italia, a non parlare dei suoi problemi, a non parlare di quello che primo argomento, proverò a coprirne un altro, che ha a che fare con quello che poteste fare voi nel prossimo futuro per entrare in un mondo che davvero, guardando altrove, rischia di essere molto più interessante e anche promettente di quello che appare oggi ai nostri occhi qui in Italia. Parto prima di tutto con l'America. Prima dicevo, noi abbiamo imparato a guardare gli Stati Uniti non tanto per guardare altrove, ma per guardare in là nel tempo, per guardare il nostro futuro. Negli Stati Uniti, da una ventina d'anni a questa parte, il grande tema di discussione è stato l'evoluzione del lavoro nel senso della sua dimensione immateriale. Da vent'anni si è detto il futuro, chi comanderà, chi avrà più soldi, chi guadagnerà meglio. Ci dice la letteratura economica, ci dicono gli analisti, saranno quelli che sono stati chiamati a lungo gli analisti simbolici, quelli che lavorano con i simboli, quelli che lavorano al computer. Il famoso ministro del lavoro americano, il primo ministro del lavoro americano con Bill Clinton, voi eravate appena nati, 92, quindi stiamo parlando di... non ancora nati alcuni. Questo Bill Clinton assume un ministro del lavoro che è un professore di Princeton e dice: il futuro sono gli analisti simbolici. E chi sono questi analisti simbolici? Quelli della borsa, quelli che fanno l'ultimo, i consulenti, in particolare i consulenti aziendali, tutta un'officina per riparare motociclette d'epoca. Qui qua, voi direte, vabbè, un tipo strano. Non è solo cultura, però, nel senso, non è solo libri, non è solo il New York Times, è molto altro. Negli Stati Uniti questo ritorno all'idea di fare, all'idea di, anche di una manualità innovativa, passa attraverso delle cose davvero nuove e interessanti. Una di queste è il ritorno all'idea di fare come idea di innovare. Oggi negli Stati Uniti si dice: chi vuole davvero innovare deve fare le cose da sé e farle con le mani, come vedete in queste immagini. Queste sono immagini di una cosa che si chiama Maker Fair, la fiera dei maker, di quelli che fanno le cose. Il fenomeno del principale ente di ricerca scientifica negli Stati Uniti, l'innovazione si fa fabbricando le cose, ma il gioco di parole è che fab in inglese sta anche per fabulous, favoloso. Il fare le cose, fabbricare le cose è anche il modo per costruire qualcosa di stupefacente, di favoloso. Questo Fab Lab negli Stati Uniti è nato una decina di anni fa, 7-8 anni fa, oggi è diventato un oggetto replicabile in tantissimi posti nel mondo, ne sono nati anche in Italia, in Europa in generale stanno proliferando, hanno tutti una caratteristica, quella di sembrare moltissimo gli spazi dove voi fate le cose, come per comprare i nostri prodotti, è perché noi abbiamo degli artigiani straordinari che lavorano per noi. Dovete pensare che Louis Vuitton, lui stesso è stato artigiano, nel 1848 ha aperto la prima bottega, il primo negozio a Parigi, il secondo è stato aperto a Londra. L'obiettivo è stato quello di rilanciare con questa campagna pubblicitaria un grande sforzo di comunicazione per riabilitare mestieri che anche in Italia sono altri casi interessanti. Ve li cito: il caso di Hermès, che ha ribattezzato se stesso sempre in maniera molto esplicita artigiano contemporaneo. Oggi questa è la dizione. In questo caso cito Hermès, la dizione artigiano contemporaneo, perché l'ha utilizzata alla televisione due giorni fa, sabato sera. Anche un altro grande caso di successo di imprenditoria italiana, Brunello Cucinelli, che in una trasmissione televisiva alle 9 di sera di due giorni fa si è dichiarato artigiano, globale e contemporaneo. E devo dire, era un personaggio importante. Stiamo parlando di una cosa che riguarda noi. Questo è un signore che fa le serie speciali per le borse Gucci a Casellina. Quindi
legata a questo tipo di manualità di saper fare. Oggi Gucci fattura 3 miliardi di euro, dando lavoro in Italia a un indotto e a una casa madre di circa 35.000 persone. Quando voi sentite parlare della Fiat, parlate di stabilimenti, 5 stabilimenti Fiat che di solito vengono tirati in ballo dalla stampa, si parla di 25.000 persone. Secondo punto, siamo davvero sicuri in Italia che lavorare sull'artigianato sia lavorare sulla tradizione? Io vengo da Venezia, avete presente Venezia? Via da Venezia ho il Ponte della Libertà, a sinistra ho Marghera. La tradizione alle spalle, città fatta da artigiani, proprio pezzo a pezzo, e sulla sinistra ho Marghera, l'industria, il ciclo continuo, la chimica, la raffinazione. Ora, se la considero così è vero che l'artigianato si contrappone all'industria, non c'è niente da dire, ma tutta quella storia lì è la storia del XX secolo, non è la vostra storia. La vostra storia somiglia molto probabilmente a quella di questa unica icona mondiale dell'innovazione di cui oggi dispone l'Italia. Guino ha fatto la stessa scuola che fate voi, l'ha fatta a Ivrea, ha insegnato anche a Ivrea, ha messo in piedi un prodotto che conoscete benissimo. Voi le fate magari con i PLC, le fate con tecnologie proprietarie. Questo signore ha inventato l'open source hardware e per questo è diventato famoso in tutto il mondo. La sua azienda è una celebrità, è un signore globale che oggi è sulle prime pagine di giornali piuttosto di moda come Wired, e il titolo della copertina è Remade in Italy. Questo signore potrebbe essere il costruttore di una nuova identità del Made in Italy. Ecco, non è quello che avremmo immaginato, non è l'inventore che avremmo immaginato, invece è lì. Terzo equivoco, dobbiamo sempre pensare che il mondo artigiano è contro l'industria? Anche qui, noi abbiamo sempre questa idea che l'artigiano fa tutto da sé, compra la materia prima, la fa, no? E invece c'è l'industria che è un mondo a parte. Probabilmente essere artigiani nel 2013 significa trovare una misura con l'industria, perché per essere artigiani oggi dobbiamo far conto, far leva su risorse che l'industria mette in campo. Questo è un caso interessante, un'azienda che si chiama Local Motors. Voi siete più abituati a sentire un'azienda che si chiama General Motors, no? Questo è un gioco di parole, questo è un signore famoso che ha messo in piedi un'azienda che costruisce auto su misura. Questo è il modello di punta, si chiama Rally Fighters, a me particolarmente non piace, ma insomma, come vedete è un'azienda, una macchina molto americana, la costruisce lui insieme a una dozzina di persone. Ovviamente per costruire auto su misura deve poter fare riferimento su qualcuno che faccia dei motori, qualcuno che faccia delle parti componenti. Lui le compra tutte online su una piattaforma che si chiama Alibaba.com, che è la piattaforma di approvvigionamento che gli Stati Uniti utilizzano per comprare gli Rally Fighter in Italia. Qualcuno conosce Rally Fighter? Ve la dico io, i principali giornali di innovazione. Perché noi non riusciamo a mettere in moto queste cose? Ecco, tutti questi equivoci ci bloccano, e noi non riusciamo a pensare che gli artigiani sono benzina per lo sviluppo. Sono sì piccole imprese, ma sono anche medie imprese, sono anche grandi imprese in Italia, sono soggetti protagonisti dell'innovazione. Certo che ci sono gli artigiani che custodiscono la tradizione, però ci sono anche quelli che innovano, anzi quelli che innovano rischiano di avere più reputazione di tanti altri nostri ingegneri super laureati. E poi oggi i nostri artigiani sono in grado di mettersi d'accordo con l'industria, un po' come fa questo signore negli Stati Uniti con la sua Local Motors. Ha raggiunto i 900 milioni di dollari di sigari newyorkesi. Questa è una signora, una ragazza, avrà una trentina d'anni, piuttosto in forma come vedete, che produce lampadari a partire da vecchie biciclette. Il video è straordinario.